Bentornati di nuovo in studio. Stiamo parlando di problemi adolescenziali. Abbiamo affrontato un po' tantissimi aspetti dell'adolescenza, di questa età così critica, e ora ritorniamo a parlare di studio. Ci eravamo lasciati appunto prima della pausa con l'argomento studio e quindi con gli adolescenti e il rapporto con quest'ultimo. Sì, avevamo detto che lo studio è molto legato, specialmente negli adolescenti, è molto legato al loro stato emotivo. Ma mi viene anche in mente un bellissimo libro che si chiama Insegnare a chi non vuole imparare, che ci richiama a un elemento molto importante dello studio, che è la motivazione. Ora, naturalmente, quando parliamo di adolescenti, allora, intanto ci deve essere la motivazione. E qui entra in gioco anche il discorso che abbiamo fatto prima. Se noi le prospettive che gli stiamo dando a questi ragazzi sono quelle che ho detto prima, di un futuro nero, un futuro che non serve, lo studio non serve perché non c'è lavoro, eccetera, eccetera, beh, insomma, la motivazione sicuramente viene molto meno. Aggiungiamo poi le caratteristiche dei ragazzi adolescenti che hanno molte difficoltà a governare le emozioni. Sono molto distratti da tutta una serie di problematiche, per cui gli riesce anche difficile stare concentrati e avere un grado di attenzione sufficiente. In questo serve allora il discorso che facevamo prima di essere sì, anche questo diciamo riferito ai genitori. Certo, di pretendere dai figli la responsabilità, perché lo studio è una forma di responsabilità, dobbiamo fargli capire che è un po' l'equivalente del lavoro degli adulti. Richiede responsabilità, richiede perseveranza, richiede anche fatica. Questo glielo dobbiamo riconoscere, no? E quindi i genitori devono fare questo, essere, ma dall'altro canto cercare anche di capire anche queste, come dire, questi atteggiamenti diversi da periodo a periodo dei ragazzi, perché a volte studiano, a volte non studiano, no? Quindi questo riguarda i genitori. La scuola deve essere anche fare una grande parte ad appassionare i ragazzi allo studio. In questo senso mi sento di essere critico rispetto a così come è gestita la scuola adesso, è diventata un po', come dire, molto lontana dai ragazzi. Io vado a scuola, ci lavoro dentro. Beh, ritengo che sia una scuola, un po' certe volte mi sembra ferma veramente 50 anni fa, quando andavo io. Quindi mi sembra che sia una scuola un po' lontana dai ragazzi, che non tiene conto dei cambiamenti anche epocali che sono avvenuti. Non ci sono dei veri e propri stimoli per attirare l'attenzione dei ragazzi. Certo, sono gli stimoli nel momento in cui lo studio diventa, come dire, aderente alla vita che loro sperimentano. In questo senso anche il discorso, e qui si apre una parentesi, anche questo aver un po' idolatrato il computer e tutte le derivazioni del computer come strumenti che avrebbero aumentato l'intelligenza dei ragazzi, avrebbero aumentato la facilità di studio. Cosa che io ritengo non vera, ma non lo ritengo io solo. Ci sono ormai, cominciano ad essere pubblicati nel mondo degli studi che dimostrano come l'utilizzo dei computer, l'utilizzo di tutte queste tecnologie di fatto non hanno aiutato i ragazzi a studiare bene. Molto spesso, insomma, verifichiamo studi che sono, li chiamiamo orizzontali, non in verticale, cioè molto superficiali. Quindi la scuola deve in qualche maniera, ecco, modificarsi rispetto ai bisogni dei ragazzi. Certamente questi strumenti sono importanti per motivare e appassionare i ragazzi, però non devono essere, come dire, esclusivi, perché altrimenti si arriva a questo che dicevo prima, questo studio molto superficiale, per cui Un livello piatto sì, di. senza una reale passione, una reale curiosità. Quando genitori e insegnanti dovrebbero lavorare e come in maniera sinergica proprio per aiutare gli adolescenti a sviluppare questo senso di ampliamento così dello studio? Ma io penso che intanto dovremmo fare un passo, che è quello che le famiglie, i genitori riconoscono alla scuola e agli insegnanti un'autorevolezza. Perché quello che secondo me negli ultimi tempi è avvenuto è un po' questo scollamento tra famiglia e scuola, cioè la famiglia non riconosce più un'autorevolezza alla scuola e quindi agli insegnanti. Per cui i ragazzi in qualche maniera no, hanno assorbito, quindi
La scuola ha difficoltà a presentarsi in maniera autorevole nei confronti dei ragazzi. Quindi il primo passo, secondo me, che è un passo non solo di natura organizzativa, perché sul piano organizzativo, sul piano teorico, negli ultimi anni ci sono tutti gli strumenti di dialogo tra scuola e famiglia, ma io più che sul piano appunto di questi strumenti dico invece sul piano veramente culturale, dove la scuola deve riprendersi il posto che ha. È fondamentale non solo sul piano didattico, ma anche sul piano formativo ed educativo dei ragazzi. Quindi avere una vera e propria funzione educativa. No, ricordiamo che educare viene dal latino, da portare fuori, no? Quindi bisogna tirare fuori dai ragazzi il meglio che hanno, ma non solo sul piano didattico. Quindi la scuola non deve, diciamo che un po' si è burocratizzata, la scuola si è difesa, diciamo, da questo, in questo scollamento con la famiglia e con il resto della società, si è difesa dietro una burocratizzazione della scuola, per cui ai ragazzi ad esempio non viene chiesta competenza emotiva, ai ragazzi viene chiesta competenza didattica. E questo, insomma, è un limite formativo. È utile per i docenti essere amici o comunque essere vicini agli adolescenti, cercare in qualche modo di sostenerli anche psicologicamente, non solo appunto dal punto di vista didattico, ma anche essendo vicini proprio per varie altre problematiche? Assolutamente, non dimentichiamo che nell'adolescenza gli insegnanti sono figure fondamentali quanto i genitori. Sugli insegnanti gli adolescenti proiettano molto, quindi quando dico che gli insegnanti devono avere capacità empatiche, devono avere capacità appunto di comprensione empatica, che vuol dire comprendere lo stato d'animo dei ragazzi, comprendere cosa gli sta succedendo, comprendere anche questa, come dire, questi terremoti nella crescita, ecco, gli insegnanti devono avere qualità e competenze che vanno al di là del fatto didattico. Per cui, perché l'autorevolezza dell'insegnante deriva anche da questo. Allora, sapere essere severi quando è giusto, ma sapere anche comprendere, sapere anche essere a fianco, a volte quando i ragazzi hanno difficoltà. Quando vanno in crisi gli adolescenti spesso cercano punti di riferimento, e se non li trovano poi ovviamente gli riesce più difficile superare queste crisi. Ricordo anche un'altra cosa, ecco, ho detto questa parola e mi richiama a quest'idea della crisi. La crisi è l'elemento fondante dell'adolescenza, però vorrei ricordare che crisi, che deriva dal greco crino, insomma, vuol dire passaggio. Quindi anche queste crisi, in particolare adolescenziali, non necessariamente sono negativi. Cioè crisi vuol dire passare da un livello a un altro, quindi spesso la crisi invece ha una connotazione positiva, se il ragazzo trova tutti gli strumenti idoni e se trova l'ambiente che lo accoglie e che lo protegge rispetto a queste crisi. Quindi in questo senso genitori e insegnanti devono ricostruire una nuova alleanza che va al di là del fatto didattico. Molto spesso ci imbattiamo in notizie, anche all'interno scolastico, di episodi di bullismo. Perché avviene questo? Questo è il risultato, no? Il risultato di quello che è finito di dire, cioè nel senso, allora il bullismo nasce da una questione, diciamo da una duplice questione, da un fatto di personalità, poi casomai vedremo, ma se avremo occasione approfondiremo, no? Sia la personalità del bullo sia la personalità della vittima, insomma sono delle categorie personologiche ben precise. E casomai ci ritorniamo approfondendolo di più, però adesso quello che mi sento di dire è un'altra cosa. Siccome lo riscontro nella mia attività lavorativa quotidiana, molti genitori mi riferiscono episodi, cioè, noto che c'è una, come dire, una sottovalutazione da parte della scuola di una serie di atteggiamenti e di comportamenti. Molti comportamenti e atteggiamenti dei bambini e dei ragazzi vengono un po' considerati come un fatto, beh, sono ragazzi, sono bambini, cioè, quindi vengono tollerati e spesso non si vede invece che sono delle dinamiche che possono portare poi, come casomai vedremo, insomma, possono portare a dei disagi per numerosi bambini e numerosi ragazzi.
Quindi è un fenomeno che secondo me è molto, intanto è un fenomeno molto più, secondo me, molto più diffuso di quanto si creda. Ed è veramente, io ho seguito ragazzi che subivano bullismo e insomma hanno delle ripercussioni psicologiche veramente molto serie. Quindi non dimentichiamo un fatto che quando negli ultimi tempi ci sono stati 2 o 3 casi di suicidio dovuto al cyberbullismo, perché adesso con le nuove tecnologie il bullismo assume una connotazione anche più subdola ma molto più pericolosa. La ragazza di Padova che si è lanciata perché era oggetto di cyberbullismo. Quindi. Infatti, a dispetto delle paure dei genitori, il pericolo più grande per gli adolescenti su Facebook non sono appunto gli adulti, ma soprattutto i coetanei che si servono appunto di questi mezzi per aggredire, offendere, umiliare proprio altri coetanei. Quando si parla di cyberbullismo e come si presenta e come si può fare per non amplificare ulteriormente il problema? Sì. Ma intanto dico una cosa, torno sempre a dire la stessa cosa, questi fatti, questi episodi sono figli di quello che io lo chiamo così, perché è così secondo me, è dell'analfabetismo emotivo che esiste. I nostri ragazzi crescono, non sanno gestire emozioni e di conseguenza poi non sanno, come dire, riconoscere l'altro come persona e quindi riconoscere il fatto che devono rispettare la dignità dell'altra persona. Quindi nasce anche da un fatto culturale che ormai è molto diffuso, quindi nasce da questo. Quello che noi possiamo fare su questo argomento, torno a ripetere, il fatto delle nuove tecnologie ha aumentato questo problema. Anche qui dobbiamo mettere in atto una serie di attività educative sull'utilizzo di questi strumenti. Noi abbiamo fatto, io ho fatto a Reggio degli incontri in 2 scuole, proprio su questo tema, insegnando proprio ai ragazzi quali sono i pericoli, in quel caso era Facebook, ma può essere qualunque social network, di come utilizzare questi social network, di quali sono i pericoli, specialmente dei minorenni, delle foto che bisogna mettere, e quindi bisogna educarli, intanto metterli, come dire, renderli consapevoli dei rischi e dei pericoli che si corrono. Quindi saperli utilizzare. Ecco, quindi noi abbiamo davanti quest'altra sfida, che è una sfida anche per noi operatori, insomma noi psicologi, c'è una sfida molto forte. Dobbiamo fare sì che questi strumenti, che sono strumenti che possono essere positivi, non diventino strumenti veramente di sottocultura e di violenza. E di questo si tratta. Molto spesso si parla anche del bullismo come un fenomeno in cui gli adolescenti vanno a identificarsi, quindi fanno branco, hanno una loro personalità e vanno proprio ad aggredire il più debole. Questo non può essere anche una volontà degli adolescenti di nascondere un disagio loro interiore, magari dipende anche da un conflitto familiare che si trova all'interno dei genitori, del padre o della madre, cioè nascondono proprio dei loro conflitti psicologici. No, non c'è dubbio che questi comportamenti vengono influenzati dalla loro personalità, quindi quando dico loro personalità intendo dire tutti i loro comportamenti, che com'è che noi strutturiamo i nostri comportamenti? Li strutturiamo rispetto anche all'ambiente dove viviamo, quindi non c'è dubbio che tutti questi elementi familiari, sociali, no? Il luogo dove si vive, eccetera, influenza questo tipo di comportamento. Qui stiamo parlando poi di comportamenti aberranti, di comportamenti comunque, come dire, patologici, cioè poi lì vedremo, c'è il bullo, poi ci sono quelle che fanno l'assistente del bullo, poi ci sono quelle che fanno gli osservatori che osservano ma non intervengono, eccetera. Poi vedremo insomma quali sono le situazioni reali, ma sicuramente in questi atteggiamenti degli adolescenti c'è dietro un disagio, questo è sicuro.
Perché ci sono anche dei risvolti abbastanza, infatti lei l'ha citato poco fa, aberranti, nel senso che oltre a essere aggressivi con la vittima, si infierisce ulteriormente, addirittura arrivando a filmare certe scene di violenza. Quando sono stato a scuola lì a Reggio, era da poco scoppiato quel caso di quella ragazza che gli hanno mandato il video in rete. Questo video dove lei si masturbava, insomma, voglio dire, una cosa molto, per una ragazza adolescente, una cosa molto, anche se lì lei stessa era una ragazza che presentava disagio, eccetera. Quindi quello che voglio dire è che tutti questi episodi, che sono molto frequenti, attenzione, che quindi in qualche maniera è necessario che ce ne occupiamo, nascono da disagi personali, da disagi ambientali, quindi non è che nascono così. Perché per il gusto di farlo. In genere le persone che fanno quello, i ragazzi, gli adolescenti che fanno questo, sono sicuramente adolescenti problematici, non è che sono adolescenti, diciamo, normali. Quindi ritorniamo sempre a quel discorso dell'aridità sentimentale, che non c'è un'educazione a creare un'unione, una coesione tra loro coetanei, che può anche sfociare molto spesso nella depressione. Quanti casi di adolescenti in cui non riescono a sopportare determinate tensioni, determinati malesseri, e poi commettono anche il suicidio. Sì, ma il fatto che noi negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, abbiamo riscontrato un aumento notevole di una serie di patologie, tra le altre la depressione è molto, molto frequente negli adolescenti, negli ultimi anni è aumentata moltissimo. Che è veicolata anche da questo tipo di comportamenti, diciamo prima, il chiudersi, nell'isolarsi, non avere la possibilità di comunicare emozioni a un'altra persona, no? Perché per quanto Facebook o tutti i social network possono essere veicolo di espressione dei sentimenti, è sempre una realtà virtuale. Ricordando, è un po' un ossimoro, perché una realtà non può essere virtuale. Però nella realtà, nella cosiddetta realtà virtuale, c'è l'assenza del corpo, c'è l'assenza quindi della, come dire, la cosiddetta rex extensa. No, non c'è. In una relazione, se non c'è il corpo, capite bene che diventa una relazione che non può portare a una relazione normale, ma porta a una relazione patologica. Quindi queste modalità di affrontare le crisi adolescenziali portano a un aumento della depressione. Sì, i suicidi poi lì è un altro argomento un po' più complesso, ma il fatto della depressione, di questa depressione a volte è anche molto sottile, molto subita, di non voler fare nulla, di non avere interessi, proprio di vivere così, senza direzione, senza senso. Quando si parla effettivamente di depressione vera e propria come patologia, e quando invece può essere una crisi di passaggio dell'adolescente? Ma io devo dire una cosa, che molto spesso quando si parla di, io purtroppo lo noto frequentemente, quando si parla di depressione, depressione non è. La depressione vera e propria, quella che in termine tecnico viene chiamata endogena, è molto rara. In genere le depressioni più frequenti, quelle che noi riscontriamo, sono le cosiddette depressioni reattive, cioè vuol dire la reazione a qualche fattore esterno, mentre quella endogena è interna ed è la più pericolosa, la più grave. E quando diciamo che c'è questa depressione reattiva, che è una reazione a fattori esterni, e quando l'adolescente non trova modalità di gestire le proprie emozioni, eccetera, ha questa forma di chiusura in queste forme depressive che sono abbastanza dilaganti. Sono figlie dell'epoca delle passioni tristi, dico sempre io, no? Un po' così. Sicuramente accanto a questi aspetti dell'adolescenza abbiamo parlato di bullismo, abbiamo parlato di depressione, ma si evidenzia un altro, ossia lo stalking, che può avvenire anche tra adolescenti, come il caso della spazzola che abbiamo prima parlato, del filmato che è stato mandato in rete, in cui si è creato appunto un malessere vero e proprio della ragazza. Sì. No, quello non è stalking, cioè nel senso lì siamo in bullismo, cyberbullismo preciso. Lo stalking è un'altra cosa, è una forma di molestia continua, pressante,
che mette la vittima in una condizione psicologica di tensione, di ansia continua, quindi produce a volte un danno, come dire, non molto forte ma progressivo, lento. Quindi, ma lo stalking, come il bullismo, eccetera, sono queste forme patologiche, queste aberrazioni di queste situazioni di cui noi stiamo cercando di definire i confini. Laddove non c'è emozione, laddove non c'è amore, laddove non c'è passione, laddove non c'è comprensione empatica, non c'è relazione viva, no, fatta anche di fuoco tra gli esseri umani, lì annidano tutte queste questioni, che sono questioni ormai nella nostra società molto diffuse e che richiedono, a mio avviso, non più un intervento come pensavamo anni fa, individuale, cioè, qui si richiede invece un ripensamento culturale della nostra società, insomma, questo, quindi è un bellissimo impegno anche per chi viene dopo di noi, credo. Esiste un nesso, una relazione comunque tra comportamenti violenti e questi videogiochi abbastanza violenti che stanno impazzando in rete o comunque nelle varie console di videogiochi che molti adolescenti usano? Anche come passatempo, però magari ci può essere un messaggio subliminale di fondo. Sì, io non posso immaginare di abolire il computer, non posso immaginare di abolire i videogiochi violenti, non posso immaginare di eliminare l'aggressività della società. Quello che invece posso immaginare è dare gli strumenti a che questa violenza e questa aggressività, che è abbastanza pervasiva, no, nella nostra società, non crei questi problemi. Allora, noi ci opponiamo a questo non tanto, sì, si possono anche calmierare l'utilizzo di queste, no, di questi videogiochi, quello che vogliamo, ma non possiamo immaginare di eliminarli. Possiamo immaginare invece di fare crescere ragazzi capaci, di trovandosi di fronte a queste cose, di difendersi e quindi di non produrre aggressività. E torniamo lì: se hanno la capacità di riconoscere le emozioni, di gestirle, di non reprimerle, di non sentirsi confusi di fronte a un'emozione forte, no? Se noi gli diamo questi strumenti, il problema si riduce. Io non possiamo immaginare di azzerare tutti questi, no. Ma torno a ripetere, tutti questi strumenti, come dicevo il computer, come tutti gli strumenti nell'età moderna, no? Sono utili, anche il telefonino è utile, le macchine sono utili, eccetera. Dipende però sempre dall'utilizzo che ne facciamo. Allora, noi dobbiamo educare all'utilizzo, non abolire le cose. Ecco, quali sono gli strumenti adatti perché un adolescente possa crescere in un certo equilibrio, sia in relazione con i genitori, sia nel rapporto educativo con la scuola e di conseguenza confrontarsi anche con i suoi coetanei? Qual è la metodologia più adatta? Sì, questo mi richiama veramente a un'immagine ideale di quello di quale dovrebbe essere l'ambiente in cui crescono i ragazzi per poter far sì di avere adulti sani, maturi, no? E, lungo questo incontro abbiamo toccato tutta una serie di punti. Potremmo cercare di fare una sintesi in questo senso. Cioè, intanto poniamo la base della situazione socioculturale del nostro paese, del nostro mondo di questo momento, no? Abbiamo detto che richiede un ripensamento, questa è la mia ovviamente opinione, credo che sia necessario un ripensamento socioculturale dell'ambiente dove crescono i nostri ragazzi e quindi quando dico questo intendo dire anche non accettare in maniera così passiva questa prepotenza dell'economia su tutto il resto. Perché se ovviamente l'economia, quando governa l'economia, poi governa il consumismo, governano tutti quegli elementi che non portano, diciamo, i ragazzi in questo caso a governare invece la loro vita emozionale. È importante quanto se non più di quella razionale. Quindi c'è un ripensamento di questa società che deve essere più basata sui bisogni e non sull'economia. L'economia è uno strumento, non può essere la guida di una società. Purtroppo oggi viviamo in una situazione di questo genere. Naturalmente in questo contesto, e anche in questo contesto di crisi economiche, chi ne risente sono quelle agenzie educative che sono, no? Allora la famiglia ha perso
E la famiglia ha perso di autorevolezza per una serie di ragioni anche piuttosto complesse, che sono, è vero, di natura sociale, ma sono anche di natura relazionale interna alle famiglie. Il cambiamento: una volta c'era una famiglia, adesso non parliamo più di famiglia, adesso parliamo le famiglie. Invece c'è la famiglia, diciamo, quella tradizionalmente intesa, poi ci sono le famiglie allargate, le famiglie che sono composte da un solo elemento, ci sono tutta una serie, famiglie allargate intendo dire, ad esempio, una famiglia composta dai due genitori e poi figli dell'uno, figli dell'altro, insomma. Quindi la famiglia come, diciamo, agenzia educativa, insomma, sicuramente ha avuto una trasformazione molto forte, per cui già abbastanza in crisi. La scuola, che è l'altra agenzia educativa, che, diciamo, molto importante, incide molto sulla vita dei ragazzi e degli adolescenti, beh, anche questa istituzione, devo dire, è stata maltrattata, bistrattata. Diciamo che la nostra società ha investito poco negli ultimi tempi nella scuola. La scuola è stata negli ultimi anni oggetto di tagli continui economico-finanziari. Cioè, la scuola non può essere oggetto di tagli, la scuola deve essere invece oggetto di investimento. È il futuro di un paese, la scuola è l'asse portante. Ovviamente quando parlo di scuola, ricerca, che poi si aggancia col mondo del lavoro. Adesso la scuola è lontana dalla ricerca, è lontana dal mondo del lavoro e questi ragazzi sono lì appesi in una situazione che non riescono a definire e che noi non aiutiamo non li aiutiamo a definire. Quindi la scuola deve avere come obiettivo fondamentale quello di tirare fuori i talenti dei giovani, quindi offrendo degli input, degli stimoli, allontanando quelle che poi sono le disgressioni che... Prima abbiamo parlato di bullismo, abbiamo parlato di stalking, di allontanare i giovani da quello che è il male del secolo, si può definire, la depressione. Quindi creare più colore e entusiasmo sicuramente. Sì, ma abbiamo detto prima che la scuola ha non solo il compito didattico, no? Ha anche un compito educativo sul piano emozionale, sul piano della crescita, diciamo, personale dei ragazzi. Naturalmente mi sento anche di dire, non vorrei che chi ascoltasse, magari mi ascolta qualcuno che lavora nella scuola, non è che la scuola gli possiamo dare tutte le responsabilità e tutto il peso a una scuola, no, noi stiamo sostenendo invece che la nostra società deve sostenere la scuola, i nostri governi devono sostenere la scuola con investimenti, devono renderla più moderna e più vicina ai ragazzi, quindi stiamo dicendo questo, la scuola è, quando trattiamo di problemi adolescenziali non possiamo non parlare della scuola, perché i nostri adolescenti vivono gran parte della loro vita in questi anni dell'adolescenza dentro la scuola. Quindi la scuola deve assumersi queste due responsabilità. Ma detto questo dico anche che noi dobbiamo sostenerla. Dobbiamo sostenerla anche sul piano culturale, non solo sul piano... La scuola deve produrre pure cultura. Quindi è un ottimo ring di crescita. Assolutamente. Abbiamo terminato questo nostro appuntamento, ovviamente abbiamo cercato di parlare di vari aspetti dell'adolescenza perché non è facile riassumere tutte queste linee guida e parlare di questo argomento così ampio in poco tempo, però giustamente abbiamo cercato di di dare delle spiegazioni, ovviamente rivolgendoci non soltanto ai genitori ma anche ai docenti. Noi la ringraziamo ovviamente di essere stato con noi anche oggi e ricordiamo anche il prossimo appuntamento che si chiamerà La coppia, desiderio e amore, in cui il nostro psicologo Sandro Tolitano tratterà in maniera dettagliata. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Spero che, che chi ascolta almeno come dire, che questo serva, come dire, a farli riflettere, ad utilizzare questi momenti, insomma, ok. Grazie. Bene, grazie. Alla prossima. Ciao.